Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Oggi vi presento un prodotto un po' diverso dal solito perché non si vive di soli smartphone. Vi porto una tavoletta grafica in una versione molto semplice, molto basica, si chiama Wacom One. Voglio mostrarvi le diverse situazioni in cui può capitare di utilizzare Wacom One, una tavoletta che vedete con un display da 13,3 pollici con una definizione Full HD con una caratteristica. Non è un touchscreen, ma volendo reagisce invece al tocco della sua penna. È una penna che non contiene batteria, quindi si può utilizzare in qualunque momento. Curiosità: la penna non funziona sugli schermi touch come questo del Surface 2 a cui è collegato. Per la connessione con il Surface Go 2, che ha solo una porta USB, ho utilizzato un adattatore a cui si collega il cavo USB e anche quello HDMI o HDMI se volete. Allora, in questo momento stiamo vedendo un utilizzo che è quello con gli schermi duplicati. Volendo però potete utilizzare una formula diversa, cioè quella dell'estensione dello schermo, che vedete può essere utilizzata magari quando è più utile avere contenuti diversi sui due display. Potete ovviamente anche spegnere uno degli schermi e utilizzare solo il secondo. Poi per il resto la penna funziona ovviamente anche come telecomando, nel senso che potete governare qualunque attività che potete fare con Windows. Quello che voglio farvi vedere è che ci sono alcune applicazioni di Microsoft, ad esempio Word, ma funziona per tutte le applicazioni disponibili, per cui è già previsto il tema del disegno. Questo è molto interessante perché avete già degli strumenti che sono inseriti nel documenti di Word, ma lo potete fare anche con Excel e con tutte le altre applicazioni native, per cui potete tranquillamente, vedete, disegnare. Io sto usando l'opzione matita, utilizzare ad esempio questa opzione per cui facendo un disegno a mano libera potete avere come risultato quello di una forma invece corretta. Poi non solo, perché avete la possibilità anche di scrivere equazioni a mano. Io adesso utilizzerò la formula più banale possibile, no? Vedete, potete inserire il testo, ma volendo, quando si parla di equazioni, potete utilizzare anche delle funzioni che sono molto più avanzate. Quindi, diciamo, una serie di funzionalità che sono già embedded in Windows e quindi già comprese in Windows, che sono molto utili. Su Mac bisogna installare dei drivers, e una volta installati dei drivers avete la possibilità di fare più o meno la stessa cosa. Vedete, anche in OneNote ci sono strumenti di disegno, avete la possibilità di utilizzare delle forme, delle formule, di utilizzare diversi tipi di penna, scegliere il colore. Avete veramente una serie di funzioni che sono le più disparate per utilizzare la vostra penna. Peraltro, quando utilizzate alcune delle funzioni di disegno, c'è anche la possibilità di leggere l'inclinazione. Vedete, qui si legge anche la parte di l'inclinazione, quindi potete agire esattamente come se fosse carta e penna. Vi segnalo, questa è un'altra opzione interessante, che quando siete collegati con Zoom a una videochiamata potete condividere lo schermo e disegnare in tempo reale sullo schermo, disegnare anche su documenti che sono già stati creati. Questo ovviamente è un vantaggio nell'animazione che potete dare alla vostra videochiamata. Ma attenzione, perché c'è una funzione molto interessante anche con lo smartphone. Altro funzionamento: schermo in questo momento in standby, io collego lo smartphone di Samsung e vedete che interviene la modalità DeX. Questo vuol dire che io posso utilizzare eventualmente il mio telefono come touchpad, che è una delle due opzioni, eccolo qua, scusate, è una delle due opzioni, guardate, si vede il cursorino sul display, oppure l'altra opzione, che probabilmente è la più semplice, quella che
vorrete fare più spesso è quella di utilizzare questo sistema semplicemente con la penna, no? Quindi è come se aveste un vero e proprio prodotto desktop che è messo a vostra disposizione sul grande schermo da 13,3 pollici e potete utilizzare tutte le funzioni del telefono che sono disponibili. E che cosa succede se anziché un Samsung colleghiamo un dispositivo di Huawei? Beh, andiamo subito a verificarlo, cioè attacchiamolo un dispositivo Huawei e vediamo, vedete che è partito EMUI Desktop, il telefono si è messo immediatamente in modalità touchpad, quindi con la possibilità di controllare il nostro schermo, ma ovviamente anche in questo caso molto più semplice l'utilizzo del pennino, quindi con delle funzionalità che sono più comode, ovviamente una dimensione anche del display che è estremamente più comoda, e volendo potete utilizzare anche una tastiera esterna nel caso fosse necessario per digitare, quindi insomma fare tutte le vostre attività con uno schermo molto più grande di quello che avreste sul vostro telefonino. È una delle tante applicazioni di Wacom One e questa forse è anche una delle più comode. Avete visto dunque come funziona questa soluzione di Wacom, l'azienda che produce anche il pennino del Galaxy Note o del Galaxy S-Tab, quindi tablet di Samsung, tra le tantissime cose. Lo so, il prezzo non è bassissimo, 356 euro, ma è comunque inferiore a quello di molti altri prodotti sul mercato che fanno le stesse cose. E poi c'è la garanzia di Wacom. È un prodotto che secondo me va benissimo per gli insegnanti, per gli studenti, probabilmente per un'applicazione semiprofessionale, probabilmente non è adatto a voi invece che fate del disegno e della creatività la vostra professione. Molto interessante comunque, lo trovate già adesso se volete su Amazon. Ciao!